Stracandidi di YouTube, buonasera. Napoli-Bologna 3-0. Una vittoria importante, non tanto per il gioco, non tanto per i gol, non tanto per il clean sheet, ma per quella scintilla che chiedevamo dopo la scoppola a Verona. Una partita forse con un risultato anche un po' troppo pesante per il Bologna, che ha fatto comunque una partita discreta. Questa sera però, ragazzi, si è vista cattiveria, si è visto spirito, si è vista compattezza, si è vista un'unica anima trascinata anche da un Maradona, delle grandi occasioni a prescindere da quello che è il momento, e abbiamo visto anche le prime esultanze di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, quelle esultanze trascinanti, quelle esultanze che fanno scattare anche negli elementi che stanno in panchina quella voglia, quella grinta che quando poi sei chiamato in causa tu entri e cerchi di determinare le gare. C'erano altri sguardi, c'erano altre facce questa sera in campo al Maradona e si è visto il risultato, perché non è gli acquisti, il mercato e tutta una serie di considerazioni che facciamo di fronte alle situazioni che non ci piacciono, ma l'atteggiamento fa sì che una squadra possa andare anche oltre i propri limiti, come è successo questa sera. Raspadori non è un bomber, però ha lottato con grinta, con cattiveria, su ogni pallone è venuto a ricucire, è venuto a ricamare, è venuto a recuperare palloni, a prendere falli, a far salire la squadra. E poi questa sera sono arrivate anche le giocate, perché bellissimo il gol dell'1-0 del capitano Di Lorenzo sul taglio di Kvara con gli inserimenti, quindi anche la classe dei tuoi uomini migliori, gli schemi che permettono anche ai difensori di arrivare in area di rigore. Il secondo e il terzo gol sono due comunque azioni importanti, con due deviazioni, Kvaratskhelia e Simeone, che chiudono con un 3-0 forse anche pesante per il Bologna, diciamo la verità, bisogna essere onesti. Un Bologna che comunque le sue occasioni le ha avute. Abbiamo trovato anche un bel Meret, perché bisogna dirlo, questa sera un gran bel Meret, e soprattutto, ma che bel buongiorno! La scelta fatta in difesa a fior di milioni ne è valsa la pena. Buongiorno è un giocatore importantissimo per questa squadra e nel corso del tempo avremo modo ancora di più di apprezzarne le sue prestazioni. Bene in campo anche Neres per quei pochi minuti che ha fatto, ma al di là dei singoli questa sera c'è da sottolineare la grande prova di squadra. Era quello che volevamo. Adesso la rosa in mano ad Antonio Conte va perfezionata, il mercato parla chiaro, ci aspettiamo le ufficialità dopo ovviamente le visite mediche per andare a completare l'attacco, perché lì siamo carenti, per mettere un centrocampista in più, McTominay forse. E poi vediamo tutto quello che si potrà fare per completare la rosa in mano ad Antonio Conte, ma questa sera la scintilla è scoccata e adesso cavalchiamo l'onda. Stracandidi di YouTube, per questa sera è tutto, ci vediamo domani, che adesso sono anche in giro, per un'analisi un po' più dettagliata, un commento più a freddo e magari anche le pagelle della gara di questa sera. Vi ringrazio, vi saluto, ma raccomando, sta da buona!